Buonasera a tutti voi, paparoi, gna gna, buonasera a tutti, come state questa sera? Siete per caso questa sera arzilli come dei grilli oppure lenti come delle cicale? Mettete l'emoji del grillo o della cicala, che non esiste però, insomma, mettete un piccione. Fotocamera sfocata, questa è una bugia, non è vero? Scusate, ho fatto ritardo di un minuto, però ero qua che mi giravo i pollici e mi sono distratto. Come state questa sera? Ah, ho una notizia, ho una notiziona, ragazzi miei. Mi è arrivato finalmente lo scatolone delle cose che mi avete regalato dal Games Week. Mi sono state rispedite, ci sono tutte. Lo scatolone è pronto per essere sondato. Ora però mi rimane il dubbio se aprire tutto in live o fare magari un video dove faccio vedere tutte le cose, non lo so. Vedo dei grilli belli. Quindi fatemi sapere voi cosa preferite. Io pensavo forse un video può essere più bello, però sono tante cose, quindi boh, non lo so. Comunque sono molto contento di avere tutte quelle cose da aprire. Ci sono un sacco di letterine da leggere, disegni, cose. C'è un'ombra dietro di me, non è vero? Bugiardi. E non è vero che la fotocamera è sfocata. Cos'è sto scherzo? Bugiardi. Bugiardi che non siete altro. Bugiardi. Mi sposto gli amici, vai. Mi sposto prima questo. Ciao. Ciao. Ah, che wow. Ma com'è possibile che oggi sei così scrofa? Ma è vero, dai, perché? Perché hai fatto quella voce lì, no, tipica. No, 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 io sono una principessa. La principessa sul... No. Oddio. Sul cactus. Quella è potente, ma sai che dovrebbero inventarla? C'è no, già, no. È tua no. Madre. La principessa sul cactussone. Che bello, sono fiero di lei. Sul... No, no, vai calmo. Come si dice, come si chiama il cactus quello? Ah sì, oddio no, anche a me ce l'ho solo puto della lingua. Minchius, non lo so. No! Aspetta che... Ciao. Oh, ma che cos'è questo tono da morto quando mi salutiamo? Scusa. Mamma mia, non potevi stare a casa tua oggi. Ma io ti devo dire cose segretissime, adesso non ti dico niente, basta. Beh, tanto non lo vuole, tanto non le robe che dice lui sono sempre cagate. Cosa mi vuoi dire? Dove hai nascosto le mutande del Natale, quelle rosse? Caccia un po' questo qua rosa. Perché? Che ti fa... No, lo caccio, mio amico. Lo caccio io. No, lo caccio io. No. Usagli il forcone. Che forconata assurda. Non ci provare, lui è mio amico. Non ti lui. Basta. No, è mio amico. Dai, caccialo, non sarà più tuo amico. Facciamoci un abbraccio senza petto. Oh sì, no, senza tutto. Il petto. Non lo dai, ma cosa sei, cretino? Che pesco. Schifo, porca mamma mia. Adesso lo puoi cacciare. Perché? Perché ti devo dire una cosa che lui non può sentire. È un segreto mio e tuo, un segreto che appesco. Sei così, non può sentire. Solo, Scusa Strella, lasciaci soli un attimo. Ma dove andiamo a casa, Alex, però. A casa mia, dentro casa. Ah, tra l'altro, ragazzi, attenzione, perché oggi c'è la stanza che Alex ha costruito per Stregatto, la stanza dei complimenti. Che parti del corpo dovevi complimentare? Dove sei? Allora era il perineo. Il perineo di Stregatto, ragazzi che miei. Schifo. Complimenti i al perineo. Peli pubblici. Peli pubblici, ma che schifo. Peli pubblici. Poi le ascelle. Le ascelle, quelle suggerite da voi, deve complimentare Alex, poi? Poi le chiappe. Le chiappe. E infine? E infine l'ultimo pezzo del suo corpo che io dovevo commentare. Complimentare, non commentare. Complimentare. Sì? I capezzoli di Stregatto. Ma che schifo! Alex, voi l'avete suggerito queste parti del corpo, eh? Che ridere che farà. Volete vedere oggi? Scrivetemi un commento qui nella live. Io vi leggo quando guardo di qua, perché vi leggo sempre. Molto belli. Ora vieni in casa mia. Molto che bisogna bene. Parlare di cose serie. Perché non c'è Anna? No, niente, perché volevo che nel momento in cui Alex doveva far vedere i complimenti a Stregatto ci fosse Stregatto. Dimmi. Allora sì.
Ho visto, prima di cominciare questa live bellissima, succulenta, qualcuno che strisciava fuori da un buco. Ma che è una metafora questa? Ma che no, è un buco segreto che qualcuno si è fatto tu, tu. Ma no, ma che dici, ma che dici? Cosa hai visto? Hai visto Malley che no, ho visto quello viola che come che si tromba nagna, marca miseria. È la mamma sua, che cosa hai visto? Cosa hai visto? Faceva così quello viola, così guarda, quello da un strecatto buco. Si è fatto tua madre. No, no, ma che, ma perché dici così? Che non so, è vero. Ho capito questo io. Spiegami meglio. Allora, per un buco. C'è un buco a terra, ok? Un tua buco madre a terra. In terra. È no, un buco. L'hanno un buco. Spinta. Tipo questo è un buco. E beh? Ti ha costruito stregati, non ci ha detto nulla. Vabbè, ha fatto un buco, che vuol dire? Ma ci stanno i segreti dentro. Ma che ne sai tu? Perché sicuramente uno che fa un buco e poi lo richiude. Ma va là, fanculo. Ma cosa stai? Ma questo è un segreto, mo? Che stregato ha fatto un buco? Secondo me è un segreto gravissimo. Prima di tutto sei uno snitch. Ma che vuol dire? Che uno non può fare un buco che tu me lo vieni a dire a me? Ma scusa, ma posso... Ascolta. Io sapevo che in un editto c'è scritto proprio non fare i buchi a terra senza il permesso non di Lion. Vero, non è vero. Come no? Non è vero. Me lo sono inventato. Non è vera questa cosa, ragazzi. Questo è uno snitch, andrebbe punito. Cos'è questo? Un buco? Questo è un buco mio. Questo è un buco miserabile, non c'è dentro niente. È un buco, no, non aprire. È un buco miserabile, ok? Ma immaginati il buco di streghe, che lui è un facoltoso. Ma vabbè. Secondo me hai detto no, una... moglie. No, è importante. Stre? Ma stavate parlando a 20 minuti. Allora, Stre, questo stronzetto qua, scusate. No, sì. Ha detto che tu hai fatto un buco. Ma ha detto. Che vuol dire? Ma non lo so, secondo lui è una cosa che mi doveva dire. Beh, fare un buco è illegale? Allora ragazzi, faccio un sondaggio, magari vi interessa. Allora, dobbiamo investigare nel buco di Strecatto. Ah, non sì, toccate entriamoci. I miei buchi, cosa volete? No, lasciamolo chiuso. Ma io comunque secondo me, conviene comunque ficcarci il naso nel buco, poi ci pensiamo magari, però io mi infilerei. Poi quando porti il mondo dei Games Week, allora quello me lo danno lunedì. Lunedì avrò il download dei mondi da voi modificati nel nostro stand Orda del Games Week. Quindi mi raccomando. Che bello! Voglio vedere tutti i complimenti. A tal proposito, non ce n'è complimenti, sono solo insulti. A tal proposito di Orda, vi ricordo che siamo vicini al Natale, per cui è un ottimo regalo. La trovate, basta mandare mamme, nonne, papà, fratelli, eccetera, al GameStop, il negozio di videogiochi c'è in tutta Italia, al GameStop. Quindi vi mandate là e gli dite di portarvi un po' di pacchetti di Orda, oppure per giocare subito ottimo gioco anche durante le feste, il doppio mazzo. Anche con questo giocate subito senza bisogno di altro. Quindi mi raccomando, al GameStop trovate tutto. Dicono che vogliono entrare nel tuo buco. Cos'è stato? Cos'è stato? Era il buco? Dov'è? Cos'era? Oh, ma che cazzo? Oh, qualcosa ti sta bombando il tetto! Porca puttana! Ho un cuore! Oh, ma chi è? Oh, ti stanno bombando, bro! Ma chi è? Ma è la rapitrice, quella porca! Oh, ma dal tanto di stregato ti bomba! Ma la feccio! Quella porca! Ma guarda, ha rotto tutto. No, raga, ma è un disastro. No, è un disastro, bro. Devi aggiustare. Alex, aggiusta! Ma perché devo aggiustare io? C'è stregato che devo qualcosa. Aggiusta, miserabile. No, guarda che danno. Guarda che danno. Adesso devo immediatamente ristabilire il mio territorio. E come fai? No, che stai facendo? Ti bombo il tetto. Ma come i cani, no? Ma lui va bene. I cani pisciano dove è pisciato. E io bombo dove è bombato. Non farlo. Debbo, Alex, debbo. Mi dispiace, devo farlo. Non è possibile. Lo so. Lo so. Sono cazzi tuoi. Scusatemi. Oh, cosa? Quanto erano? Un po' erano. Dovevo bombare, dovrà bombare. Ma non c'entrano niente, ma che ragazzi, stanno scrivendo che c'è un gatto dietro di me, poi che c'è un ragno, poi un'ombra. I gatti sono belli. Ah, è vero, bugiardi. Allora, andiamo a vedere che cosa c'è nel tuo buco, Stre. Dov'è? Ma che buco? Dove l'hai trovato questo buco? Fai vedere un po'. Andiamo a vedere. Il verme usciva da qua il dietro. Il verme? È rosso come un verme. È vero. Come tu verme? Guarda che c'è un buco. Vediamo che no!
È importante? Non c'è niente. Ah, quella sorca di tua madre. Scusatemi, oggi troppo. Oh, ma mi volete dire qualcosa o no? Ma è colpa sua, perché quello che sto io e Nanna non fai mai così. E quando arriva lui che dice tutte queste parolacce. Hai ragione, chiedo scusa. No, spostati, Roito. Questo è il buco, questo intendeva. Non è questo, questo qua. No, è questo qua. No, vogliamo penetrarlo. No. Vogliamo entrarci. Non puoi. Facci penetrare il buco. Facci penetrare. Casa mia, oh, andate via. Vogliamo entrare, vogliamo bucare. Vogliamo vedere cosa c'è dentro. No, è uscito, Alex. Cosa si fa? Che si fa? No. Devi mettere delle litre, non perdi tempo. Ma che fai? Non avresti mai dovuto. Ma io prima della vita ho dato pure l'accendino. Perché? Ma perché? Vediamo se ti passa la voglia di precedermi. Ricorda, non devi mai permetterti. Ah, ma qui il buco è sguarnito. Ah, non è vero, c'è ancora. Oh, cosa stai? Fermati immediatamente. Fermati immediatamente. Mi sono fermato. Fuori, esci dal buco. Ma è il mio buco. Stai ascoltando le prove. Sarà anche il tuo buco, ma adesso lo penetriamo noi e vediamo che cosa c'è dentro. No. Ci subentriamo. No, non puoi. E poi una volta che siamo dentro facciamo i nostri porci comodi, ok? No. Al massimo tu puoi entrare se vuoi, ma lui no. No. Dai, no, nemmeno tu, qua. Nemmeno tu. Stregatto. Non c'è nessuno. Ok, ascolta, parliamone un attimo. Allora, questo è tuo e quindi hai tutto il diritto di dire chi può entrare e chi può non. Giusto? Sì, giusto. Allora, però io ti posso chiedere un favore, giusto? E tu non puoi negarmelo. Cioè, non dovresti. Che favore? Giusto. Allora, mi servirebbe del legno di mangrovia. Legno di mangrovia. Se ce l'hai a casa. Ce l'hai davvero? Portamelo. Sì. Vado a prendere. Vediamo un po'. Mi segui? No, ovviamente. Devi andare a prendere il legno che ti ho chiesto. È di là l'ingresso. Perché no, facendo un'altra cosa. Però, se mi serve un'altra cosa anche, mi sono appena ricordato. Mi servono delle lì. Sono scappato, mi è venuto l'infarto, ma siete pazzi. Ma questa ha rotto la minchia. Scusate. È la sopra. È la sopra, sta scrofa. Taffanculo. No, adesso devo cagare per colpa sua, però non è giusto. Ho tirato il tridente, eccolo. Ecco, ce l'hai. No, tanto torna. Mi serve anche delle lily pad. Non so se ce le ho. Se non ce le hai devi andare a prenderle. Nella swamp. Inizi. Sto sfondando casa mia per sbaglio. Oh, devi andare a prendere quello che ti ho chiesto. Ho fatto tutti i punti. È aggiusta la casa anche. E dopo lo faccio. Andiamo. No, non stiamo penetrando. Siamo fuori. Fuori. Non stiamo penetrando da nessuna parte. Ma sto fuori anche io? Certo. Come me. Ah, bene. E fuori. Mi avevi detto mangrovia? Sì, mangrovia e i lilipad tanti, tipo 2 stack e mezzo. 3. Vabbè, dove li trovo? 5 stack mi servono di lilipad. Mi servono, devo fare una costruzione importante. Lilipad. Ho trovato il legno. C'è fuori. Lion, ma quanta roba c'è fuori? Qua fuori è pieno di cose. Ma è altro pieno. Ma dove siete? Ma siamo, cosa state fuori facendo? Stai zitto. Guarda qua. Fuori è proprio il sole, sai, che fa crescere le cose, deve essere. Ma fuori possono avere tutte queste cose. Non lo so, No, fuori. Cosa state dicendo? Fuori c'è un casino di roba qua fuori, ragazzi. Qua fuori c'è una madonna di roba. È strano. Non sto capendo. No, guarda qua fuori. No, sì, è fuori. Fuori è fin troppo ricco per essere normale. Io fuori, capito? Anch'io sono fuori dal tunnel. Furato, no, fratello, qua fuori. Cazzo. Basta, non capisco. C'avevi visto giusto, me sa, Ma pia tutto, anche quelli là. No. Ma scusa, ma... Zitto, vai fuori. Fuori. Oh, dove siete? Fuori. Io sono tornato a casa, non vi vedo fuori. I ciliegi. Siamo fuori. Aiuto. Ero fuori. Cosa? Bugiardi. Falsi. Come mai avevi tutte queste cose lì fuori? Nel buco? No.
Ti ho preso parte di queste cose. Non c'è più nulla. No, non è vero. Ti abbiamo lasciato tutti davanti. Perché hai così tante cose? No. Te li ho lasciati attraverso il meccanismo. Il meccanismo fuori. Lo abbiamo penetrato, abbiamo stracciato tutto quello che c'era da stracciare. Come mai avevi tutte quelle cose? No, scendi. Oh, rispondi! No, devo averlo lì presente mentre guardo cosa c'è e non c'è. Va bene. Cosa avete toccato? No, io ho paura di aprire le casse. Ho preso gli smeraldi tutti. Ma perché c'è della terra? Allora, io ho preso tutti i totem. Cosa hai preso tu? Niente. Ah, no, qua era pieno di totem. Stanno ricomparendo adesso. Pezzo di me. Pensavo che un po' fuori devo andare. Aspetta, allora congelatevi immediatamente sul posto. Fermo, alzate le mani. Che stai facendo? No, non voglio sapere cosa stai facendo. Tu devi stare tranquillo. Sto andando a bombare il tetto di questo ladro schifoso. Ma pure il congelato non fa. Alex, così. Chi è che tocca? Io tu tocca e basta. Tu solo cosa tu, hai detto? Solo tu. Hai detto solo tu? Solo tu. No, Alex, qua te lo bombo a morte. No, te prego, che mi sbombi anche la cupoletta. No, questa volta hai sgravato tanto. Come ti non sei volevo. Permesso di toccare? Non voglio toccare, te lo giuro. Pensavo che un po' fuori, un po' dentro, capito? Io voglio muovermi per poterlo picchiare. E Alex, qua la bombata è stata veramente dura. No, ma quanto è bombato? Non vorrei essere nei tuoi panni dopo. Allora, stavamo dicendo... Mi potete dire cosa avete preso e perché? Allora, non è roba vostra! Vai. Devo prendere la campana grande? Ma che campana è questa? È molto grande. Campanaccia! Allora, che poi rompo un altro... Ragazzi, l'altro giorno, in un video, ho detto adesso faccio il verso di uno sputo a stregato. Faccio pu, no? A stregato, pu. Ho fatto pu. Al microfono, che c'è tanta aria che ci va dentro. Questo microfono lo vedi bello lì, sembra carino. 2400 euro lui costa. Meno male che io ne avevo un altro di scorta, perché ci tengo al mio lavoro. Però egli, faccio questo pu, l'aria va dentro, si rompe. Praticamente era vecchio, ce l'avevo da 3-4 anni. Però 2000 euro buttati nella monnezza per colpa di stregato, cioè anche colpa mia, effettivamente mi faccio mea culpa. Però è colpa di stregato. Soffiarci aria dentro non è stata un'ottima idea. Anche perché c'è andato un po' di sputo, anche credo. Comunque vada, un mix letale. E quindi l'ho dovuto cambiare, meno male che ne avevo un altro. È molto costoso, ragazzi. E vabbè, ma io ci tengo. Penso che il modo migliore per spendere i soldi di uno youtuber sia con l'attrezzatura. Chi registra con la roba da monnezza dovrebbe farsi due domande, insomma. Ecco, cioè, qua. Dai, cazzo, non è che puoi. Cioè, guadagni i soldi e non li reinvesti per fare meglio il tuo lavoro. Allora, almeno anche per dare l'idea, no? Insomma, che ci tieni, è importante. Bisogna avere l'attrezzatura buona. Vabbè, comunque. Parlando di monnezza, sì. Perché lui è entrato a rubarmi? Perché non ti fare nulla, sai. Non hai imparato, la devo riandare fuori a rompere tutto. No, ho imparato perché ancora non l'ho visto, non mi sono sentito un attimo male. Oh, qualcuno sta dicendo che si blocca la live, qualcuno può controllare di fuori. No, Alex. Non è bene, non ti preoccupare, comunque. Sto guardando dall'inizio quasi. Allora, stavamo dicendo, perché tutta sta roba? Perché siete? Perché tu l'hai presa, scusa? Io non ho preso niente, ho preso solo gli smeraldi e la netherite, i blocchi qua. Qua forse c'erano altri totem e poi controllo. Alex? No. Non, se hai toccato qualcosa è finita. Vabbè, per sì, te. Sì, è vero. Oh, io avevo almeno. Ma che almeno guarda un blocco di netherite. Che schifo, stregato. Ma che ladro. Non ce l'ha neanche uno. Allora, io posso rubacchiare e poi io ho rubacchiato meno. No, tu questa qua la paghi. No. Allora, come mai hai tutte queste cose? Ah, no, io stavo contando una la netherite. Testa, sì. La netherite l'ho presa io, 4 blocchi. Ma. Puoi ridarmi? No, assolutamente. Non è possibile. Ma scusa, perché ce l'hai? E perché ho farmato? Ho sudato davvero tanto per non ci crediamo, ho usato sicuramente la texture pack trasparente per hackerare. Ma ho rubato la netherite. Cosa no, hai io fatto? L'ho rubata, non è vero, te lo giuro. L'hai presa, c'era 3 secondi fa, non c'è più. E ce l'ho io adesso. Era mia. Me l'ha data a me, l'ho regalata a te. Alex, abbiamo rubato i blocchi, non anche questi. Vabbè, però anche quelli. Stai zitto, stai zitto. No, la paghi, Non si... Allora, adesso faccio la domanda io. Perché hai tutte queste cose?
Io non ho rubato, però le cose le ho farmate io da solo in pace, per una volta qualcosa di mio. E voi appena l'avete scoperto, ma avete rubato lui quasi è stato tutto. Lui ha smicciato, non ho preso nulla. Lui mi ha detto che tu avevi queste cose, io lì non ho saputo resistere. Però non potete ridarmele. No, allora ragazzi, guardate, facciamo un sondaggio. Stre ha citato. Cosa? Ecco qua. Sì. È un lurido. Oppure no, è onesto. No! Onesto. Allora, vi mando un sondaggio. Votate tenendo presente queste quantità. Queste quantità. E anche gli smeraldi che avevo io, eh. Però gli smeraldi commerciando si fanno. Stanno votando che sei un lurido al 61%. Cosa? No. È gravissimo. È molto grave. Sì. Se è sei gravissimo. Un lurido, Ma scusa, allora, se avessi citato, non è che le sfoggerei queste cose. Ma infatti non le hai sfoggiate, le hai nascoste. Perché le hai nascoste? Le hai nascoste? Andiamo al tribunale, subito. No. Tribunale. Andiamo al tribunale. Bastardo, voleva chiudersi dentro lì. No, mi ha chiuso lui dentro. Ma non è vero, io non ho tirato nulla. Non c'è una leva dall'interno. Oh, comunque, allora adesso vi devo bombare il tetto a tutte e due. Perché ogni volta che io dico una brutta parola, voi dovreste urlare per coprirla e non l'avete fatto. Ah, non farlo, ma c'è più il tetto. Non stai capendo quello che ti ho detto per caso, Alex? Ho capito. Ah, grazie, stregato, per queste scuse che hai fornito. Per questo ti bomberò meno. Sono nervoso. Sai le mie cose. Invece a te, Alex, ti bomberò quello che non sto bombando a stregato. In cambio. Ma che vuol dire? Non ti sei scusato per il grave errore. Scusa. Ormai è troppo tardi. Non bombare. Sono costretto a bombare. Mi bombi anche a me. Se avessi amico, se mi bombi. Se muori, mi incavolo pure, Alex, molto male. Stai attento a quello che fai perché succedono dei danni, È tutto mio. Venite al tribunale. Arrivo. Allora la chat dice al 64% che sei lurido e hai citato. Perché? Ma come? Questo tribunale è in disuso. E fa pure cagare. Oltretutto. Fa un po' la polvere. È la build più brutta che abbiamo. Da prima che abbiamo fatto pure. Allora. Non ha senso tutto ciò. No, le domande qui le faccio io. No. Oh. Prima di tutto, che cazzo fai? Mangi? No! Non hai... Così in ritardo facciamo? Lo so, sono stupido, però scusa, segna che devo bombare parole. Casa tua quattro ecco bombe qua. Le segno io. Perché sono pure le bombe. Ultime, certo che le segni tu. Come sono le ultime? Malissimo dicendo. Dovevi farmi una domanda. Perché hai tutte queste cose? Perché le ho scavate, le ho fatte io. Ma perché non lei è nascoste? Tanta roba. Perché conoscendo i miei vicini, chiamatosi Alex, appena ho qualcosa mi viene rubato. Ma non è vero, io l'ho rubato perché tu l'hai nascosto. Sembrava strano. Scusa, se l'avessi lasciato in una cesta davanti a casa mia, sarebbe rimasto io lì. Io non ti ho mai guardato nelle casse. Del resto, se vedo un buco, ci entro. Anche se è pura. Dai. Come la mettiamo? Pensiamo tutti citato... che siano citate, quegli aventi. Non ho fatto niente di male, ma zero. Allora posso fare una cosa per te? Posso venirti incontro? Va bene. Visto che è da tempo che abbiamo promesso di fare il logo sul trono. Se fai il logo sul trono non ti rubiamo altro e non ti puniamo. Ma non c'è una clausola strana che poi dopo... Deve essere bello però. Grande, hai capito quale? Il logo leone dietro. Bello. Sì, leone, va bene. Sai farlo, sì. Sì, so farlo. Non è bene. Mi fido, eh. Così finisce? Posso riavere le mie cose? No, questo no. Ti ho detto che non ti rubo altro. Ah. Ma quello che ho già rubato ormai è mio. Scusa, eh. Mi spiace. Che è so? La roba mia! Ehi. Era. Alex, adesso devi andare tu nella cosa. No, perché? Hai snicciato. Allora, ragazzi, Alex ha snicciato. Questa cosa non è bella, eh. Allora, Alex ha fatto la spia. È schifo! Punirlo, non punirlo. Decidete voi. Io, sinceramente, per quanto mi riguarda, lo punirei. No, perché? Non perché è comunque giusto. Non è bello. Oh, ma che fai? Parli? No!
Ma hai detto un'altra parolaccia! Non ho detto niente, ho detto che fai, parli. Sto zitto. Ragazzi, sei qua proprio uno snitch orribile. Aggrava anche la sua situazione, eh. Infatti sta vincendo il punirlo. Ma per pochissimo! No, non parlo, non parlo. Tit, muto, muto. Ragazzi miei, votate ancora qualche istante. Tanto ormai mi sa che i giochi sono fatti e sei nei casini. A posto, basta. Qual è la pulsione? Dammi altri TNT. Devo andare a casa mia. Vai, vai. Che noi ti aspettiamo. Ah, tra l'altro c'è da vedere la stanza che Alex ha dedicato a te, strega. Che orribile. Oh, voglio vederla. Che cazzo fai, Alex? Sei contento? No! Alex? Non sono contento. Hai fatto Allora io mando la stanza orribile. Ah, quindi ti piaccio, eh? Alex? Non volevo, dai, dove sei? Sto iniziando il bombaggio. No, basta! Ma Alex non è mica finito, eh. Non mi dire che ci sei morto dentro. Ci stavo andando sopra. Dammi altre bombe, dire, perché non ho finito. Ecco. Anche questo, ho lasciato aperto quello. Ah, no, quante sono? No, dai, sono stasera. No, non te ne dovevo da 10 alla volta. Va bene, mi modero, ok? Ok, grazie, grazie. Stai molto attento in futuro, però, eh. Via, via, ragazzi! Mamma mia! Anzi, sta casa la prima o poi la perdi, io te lo dico, eh. Sì, ma infatti sono avanti così. Vuoi i materiali che ho rotto? Ma buttali a terra, qualcuno li raccoglierà. Vieni. Oh, già che ci siamo, prima di andare nella... volete vederla sicuramente, direi che è il giorno. Vi faccio comunque un sondaggio però per sapere. Volete vedere la stanza sexy? No, sexy non lo scriviamo. Di Alex per Stre? Io non so se voglio vederla. No. Chi vota no è scemo. Cioè, ragazzi, è roba bellissima. Poi Alex è molto felice di averla fatta, sembrerebbe. Vogliamo un angolino proprio dedicato. Vogliamo mettere questi blocchi che ho trovato di netherite? Ma no, sei stato un bravo, eh. Hai visto? Sono stato fortunato anche. Ma come si permette, segato, a dire no? Scusa, tu non contribuisci, io contribuisco. Cosa che... Non so, volevo consegnarli piuttosto. Fammi anche craftare un po' di sblocchi smeraldo con questi blocchi smeraldici che ho trovato. Dai! Io non ho ancora questa cosa. Troppo, ma che vuoi? Rompi le palle? No, la smetto, se puoi. Cioè, devo prendere altro, per caso? No, per favore. Cosa, sono o non sono il sultano io? No, sì, lo sei. Vuoi un reimbursement? No. No, lo vuoi, sì. Io volevo le mie cosine. Ok, te le ridò, sei contento, guarda. Davvero? Tieni. Grazie. Due smeraldi. Sei felice. Giusto. Non di più, però no, sono felice. Erano ma così. Permette? Non raspare la palle perché va a finire male, eh. Vabbè, sono contento. Allora, dove lo mettiamo il beacon di smeraldo, ragazzi? Il beacon di smeraldo. Fuori. Avevamo detto di metterlo tipo qua vicino al villaggio. Decido di metterlo qua. Assolutamente sì. Ti aiuto pure a rompere l'ossidiana. Sì, vogliono vedere subito la stanza comunque, eh. Immaginavo. Ricordiamo che voi avete suggerito quali parti di Stregatto Alex avrebbe dovuto complimentare. E avete scelto che doveva complimentare ascelle, capezzoli, peli pubici, perineo e... Non mi ricordo, c'era un'altra cosa. E le chiappe. Le chiappe. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Perfetto. Perfetto, una mini. No, ai bordi. Possiamo fare come quello dei che è mezzo interrato. Un blocco sotto, sì. Sì, è così che dobbiamo fare. Perché qui sfora, 1 2 3 4 5 6 7 e di uno va sotto. Vabbè, ci sta, Poi aiutiamo, sì, appunto. A lo facciamo di uno sotto, ragazzi. Quindi qua va scavato di due sotto in questa amplitudine, così. Ma è vero che si vede male la live? Siete dei bugiardi quando fate così. Infatti sì, io sto guardando e dicono bugie. No, siete bugiardissimi. Oh, ma proprio bugiardissimi. Bravi, scendiamo di uno. Faccio io! Arion!
Vai tu. Ho fatto sbagliato. Ecco qua. È molto potente. Io ho visto che ha sbagliato lo stregato. È stato lui. C'ha la pala. Sì, sì, sì. C'ha la pala in mano. Figlio di Zozzaport. No. Ah, stregato. La tolgo subito tolta. Aggiustate quello che ho sbagliato sto io. Sto pensando io. Ok. Adesso uno strato andrà fatto a questa ampiezza, giusto? Esatto. Esatto. Che purtroppo richiederà moltissimi smeraldi. Non li abbiamo tutti. Stregato, potevi citare un po' di più, eh? Ma non ho lui dice che citati. Non l'ha citato, ragazzi. Mm. Io avrei preso tanta stacca. È onesto, solitamente si può dire che è onesto, in effetti. Però l'occasione fa l'uomo ladro. Tanto va lo stregato che ci lascia lo zampino. Non conosco questi cosi. Proverbi. Vabbè, hai fatto bene, Alex. Sto facendo più bene che posso. Aspetta, mi raccomando, questo è così. Lion, quando arriva la rapitrice, ammazza una parola. Ma noi abbiamo mollato la trappola perché lei l'ha scoperta. Ma la trappola funziona lo stesso. Facciamo passare qualche giorno, poi dopo la ammazziamo, lei ci finisce dentro e è rimosso il problema. Anche perché rompe le palle, cerca di ammazzarci. Le rompe abbastanza comunque. Molto. Aveva anche rifatto sopra. Andiamo a vedere questa stanza, stregato. Andiamo. Ok, mi raccomando, però ti devi spogliarti per far vederlo. Lo faccio dopo. Non adesso. No, che ma non è cosa che forza, cosa è una roba orribile. Non lo so. Non lo so. E lo facevo perché me lo chiedevi che te. Che schifo, Dio che mio. Schifo, che schifo. Alex, schifo, ma che la tua schifo. Casa è completamente distrutta, Ma no, ma io non la guardo più, cioè, ma non ti senti? Senso... I tetti non ci sono più. Mamma pure mia, come è rotta. Dove dobbiamo andare? Ancora c'ho margine d'errore. Qua. Qui? Qua sotto. Però carica. Aspetta, fermo. Dai, sì. Fai dei respiri profondi. È che non schifosa. Ti fa venire il vomito. Guarda che a te deve fare più schifo che a me, Ma guarda che c'è proprio un angolo dedicato allo schifo che ho fatto bene, io. Andiamo. Ragazzi, attenzione alle persone sensibili, che magari non è il momento vostro, perché fa schifo. Cosa vuoi iniziare? Ma non lo so, vedo una porta lì però, Puoi iniziare da là. Oh no. Quella mi sa che è la peggiore, se non... Mi sa che è una delle peggiori. E qua dietro cosa c'è? Ma ancora peggio. Ancora peggio! Dai, là, No, allora. Guardiamo queste fuori, dai. Queste fuori. Allora, qua cosa abbiamo? Vediamo. Trattasi del... Oh, però devi stare zitto e stare a posto tuo. Scusa. Metto qua. Perché sei nudo tu? Me l'hai chiesto prima. Ma rivestiti immediatamente. Mi è piaciuta l'idea. Allora qui cosa abbiamo, Alex? I capelli. Che sono? Le i peli. Ascelle. Ah, mamma mia, che peli ascelloidi setosi che hai. Ma sai che devi leggere te comunque, Perché tu gli devi io? Fare questi complimenti. No, sì. Io non ce la faccio. Oh, hai scritto tu, anche con un certo tono realistico. Per favore, inizia. Mamma mia! No, allora mi fai arrabbiare, ti distruggo tutta la casa. No, scusa, la casa è più importante di stretto. Dai. Mamma mia! Che peli ascelloidi setosi che hai! Puoi non guardarmi mentre dici strappi. Grazie! Stai zitto! Vai pure. Li strapperei tutti delicatamente solo per farci un bel bonbon. Che ribrezzo, mamma mia. Poi. Tengono... Oh, allora non ci siamo capiti. Scusa. Ti distruggo tutta la casa, Dai. Che ci sono. Tengono caldo. Meglio della lana. Non lo laverei mai. E questo qua è il bonbon di peli ascellosi di stregato. Sì. Posso prenderlo come souvenir? Stai zitto, pezzo di... No. Prego, ci penso io a equilibrare la cosa, Alex, tranquillo. Sono così preso. Che schifo, Alex, stai zitto. Ma che dici? Fammi leggere. Così roseo e profumoso. No, almeno è roseo e profumoso, dai. Per me è puzzi di rancido. Di che fiore so? Non voglio saperlo. Mamma mia. No. Ah, schifo fai. Vabbè, prossimo. Questi sono i peli pubici. No, che non lo voglio vedere. Mi fa schifo. Alex, allora, se io suono la campana, stai zitto, Pronto? Va bene. Aspetta. Va bene. Ops. Ok. No, vai pure. Lo senti questo odore di pesce morto? Hai indovinato? Però... Sono proprio i peli pubici di Tre. Che schifo. Così forte che attrae tutti nel raggio di chilometri. Oddio. Che schifo. Ma scusami tanto, ma questi non sono complimenti. Complimenti arrivano.
Vabbè. Io non voglio più andare avanti. Vai avanti. Ce la faccio. Vai avanti. Li hai toccati? No. Io l'ho fatto. Ah sì. Quanto? Che schifo. E la sensazione è unica. Oh, yeah. Ah, così irtosi. Ma mi fanno vibrare tutte le parti del mio corpo maledetto. Schifo. Ah, che schifo. Io ce la faccio più. Leggi. Che peli attraenti che hai. Ah, che peli. Che schifo. Sento lusingato. No, fai schifo, fai schifo. Sei uno schifo, sei schifoso. Wow, dai. Sporco, porco, che non sei altro. Lurido maiale. Cinghialoide. Ma come se avessi peli scritto io? Setolosi. Ma tu hai questi peli qua che piacciono. E infatti irtosi. Con il suo odore. Vabbè. Poi che parti abbiamo qui? Ti puoi anche andare in mezzo perché non ci voglio andare in mezzo. Ma se vuoi puoi provarlo, eh. Ma che fa? Che fa? Ma le puoi vedere se erano simili. Sono molto setolosi. È vero. Qua ci stanno i capezzoli. No, non lo voglio sapere. Ma poi perché dici queste parole? Ma che ragazzi, su Minecraft, tutte queste parti del corpo rappresentate in modo comico. Ecco, prego, Non voglio leggerlo. Lo so, l'hai scritto. Questi sono? No, guarda, toglili. Sono molto grossi e a forma di cuore. Giusti. Vabbè. Vai. Fermati se ti picchio, Sì. Ringrazio ogni giorno tua madre che ti ha creato. Sì. La sola visione di te senza No, non mai... voglio sapere più niente. Non voglio sapere proprio più niente, guarda. Mi fai proprio schifo tu e queste robe che hai scritto. Mi fai schifo. Andiamo via. No, non possiamo, dobbiamo arrivare fino alla fine. No, non voglio continuare. Lo so, è orribile, però. Allora. Voglio sapere come va a finire. C'è una vicenda, prego. Da dove devo riprendere? Da dove eri arrivato? La sola visione di te. No, non dirla. Stai zitto, bastarda, che schifo. È orribile questa parte, non riesco a vederla. È troppo lo schifo. Basta la frase dopo. Alex, comunque ti vogliono cancellare le chiappe enormi, Come? Non so perché. Perché? Chi mi vuole cancellare le chiappe enormi? Evidentemente sono non inclusive o qualcosa. Ma che vuol dire? Beh, tipo la cancel culture. Vabbè. Dai, vabbè, la sola visione di te? Sì. Saltiamo. No, non si salta nulla. No, allora non ci siamo. Devo andarti a bombare tutta quella casa schifosa che hai. Dai. Io lo leggo. Leggiamo tutto quanto piano piano. La sola visione di te? Senza no, non lo dire! No, Bastiano! Leggi bene senza metterci del tuo. Oh, aspetta, fammi riprendere che ho i brividi. Cazzo, fa schifo questa cosa. Comunque su Minecraft senza la maglia non si vede nulla, perché dipende quello che hai nella skin. Guardate pure, non c'è niente. Fa venire il prurito. Cazzo, dai. Scusate, che fa un po' schifo. Scusate, chiedo scusa. Ho capito, però. Scusatemi, vai, piano piano. La sola visione di te senza maglia. No, non lo dire qua, aspetta, è difficile. Ah, è proprio difficile. Non si riesce, è un ostacolo. Siamo che è qua, quella parte. Fa schifo, mi si sta ritirando le palle. Mamma mia. Non ce la faccio. Non mi sento bene. Svengo. Non credi in ciò che hai scritto? Dai, aspetta che ho letto un commento. Lion, basta dire parolacce perché... Io e la mia BFF siamo in camera mia con sua sorella di 4 anni che ripete le parolacce. No! Dai però! Dite a lei di non ripeterle, non a me. Scusate, ditele. No, infatti, queste parole non si dicono mai. O solo in determinate situazioni molto singolari. Ora ripartiamo, però con calma. Non ce la posso fare. Vai. Tu continua adesso. Io urlo, tu continui, vai. Ok. La sola visione di te senza maglia mi fa cadere in un tunnel di felicità. Oh yeah. No, fermo. No, no. Qua è terribile, Questa non la leggo. No, tutto va letto. Non si può neanche leggere. Quella la leggo. Ma io mi immagino, ma scusa, ma la parte dopo sarà peggio pure, Ma a te è costato molta fatica a scrivere ste robe. Ma guarda che ancora non abbiamo visto dove ho fatto cose. Ecco, dico solo questo. Orribile. Dai, andiamo avanti pian piano, su. Che cosa faccio? No, censuro. Devi leggere tutto. Non devi saltare nulla. Non ce la posso nulla. Fare Non me ne frega. Non ce la faccio. Dai, fai non un rompere, bel rompo casa, dai. Ok. Vedere quei... No, questa non la leggere, No, perché ti giuro che fai veramente schifo, Alex. Però comunque mamma anche tu, mia. Ma come ti è venuto in mente?
dei complimenti. La ma cioè, ragazzi, è una roba orribile. Comunque, voi avete suggerito di complimentare quella parte del corpo, eh? Cioè, io non lo so. Potevamo scrivere qualcos'altro. No, saltiamo al capezzolo successivo. No! Oddio, non voglio leggere. Non voglio leggere nulla più. Andiamo avanti. Metteremo cose al posto di. Dai, ecco, metti di more. Ho cambiato. Al posto di. More. Sì. Ok. Mia, che schifo. Vedere quelle more. Ma no, schifo. Vedere quelle more così tonde e perfette. Che schifo. Sto male, sto sentendo male. Che schifo. Ho censurato. Non ce la faccio. Come hai fatto a modificare il suo cartello tu? Cliccando. Clicca. Ah, è che adesso si può. Vabbè, vai avanti. Sono le more perfette. E poi hai censurato. Morbide e. Aia. Ti permetti? Brucio, fa male. Scusa. Muoio. Ancora, scoppia totem. Magari lo scoppiasse sto totem. Ti scoppio. Sto facendo tutto dei denari. Ti prego, sto proprietario. Miserabile. A tonne nude, via scrofa. Ti facciamo in salsicce adesso. Ho fatto tre peli, andassi via. Io ci vado là. Andiamo avanti. Sono le more perfette, morbide e lisce al tatto. Che schifo. Che schifo, cavolo. Vorrei averle così. Che more. Che more. Dove andiamo ora? Secondo me. Cosa manca? Riepilogami. La trina. Il perineo. Oh cavolo, cosa avrei potuto dire sul suo perineo? Dai, non ho paura. Ragazzi, di lui. Ricordiamo che per cultura generale medica il perineo è la zona tra lo scroto e l'ano, è molto importante. Oh, ebba informazione. Allora, però come ogni altra parte del corpo gode di una sua dignità, pertanto in questa odierna giornata Alex Naut ha dovuto trovare dei complimenti per quello disfregato. Completamente fictional e immaginato del resto, e non corrispondente a niente di fisico che lui realmente ha. Perché secondo me è stregato a tipo una cresta di gallo. Ma cosa? Che schifo. Dai, andiamo. Non vuoi andare, beh? Ma è peggio questo o quell'altro? Non lo so, no, quell'altro non è peggio. Ma allora andiamo prima intera. A quello peggio. Questo cos'è, scusa? Le chiappe. Questo ti ha fatto male, ma questo sì. È enorme, ma quanta roba c'è qua, scusa? Ma c'è pure una finestra sulle chiappe. Perché c'è una finestra sulle chiappe? Sono le chiappe di sé, puoi anche andarci, però è letale e radioattivo l'aria là dentro. Ma scusa, so. Perché ha due cerottoni sulle chiappe? No, sono i luccichii. E fanno anche bling bling. Sembrano due croci. Bling bling. Vabbè. Senti, dimmi un po', va. Delle chiappe così non le ho mai viste. Questo fa particolarmente male perché Alex è fiero delle sue. Infatti, ed io me ne intendo di chiappe. Guardate tutti, guardiamo tutti. Vieni qua, guarda come brillano. Ma quella cosa in mezzo che cos'è? Non vuoi sapere, non li voglio sapere. Non voglio sapere, no. No. Tre, hai una tenda così. Nel buco. Sono così tonde e perfette, mai zungate. Questo non è vero però, questa è una bugia, vabbè, sappiamo tutti che lei ha una bugia, fin di bene. Vabbè, andiamo avanti. Così luminose che luccicano potentemente. Niente proprio di meno che. Così sode. Sir, che possono rompere una noce di cocco. Avete capito? Rompono il cocco. Wow! Coccano il cocco. No! No, Alex, sei schifo. Le sue puzzette sono dei megatroddi che profumano di arcobaleni. Appena vomitati da una mandria di unicorni, però. Attenzione, sì, in finish si com'è complesso. Ah, che bel complimento. Finito. Le sue belle chiappe. Belle. Qua è dove ho rigurgitato l'anima. Beh, poco elegante, direi. Poco elegante. Voglio entrare di qua. E qua? Guardate. Cos'è l'aria chimica? È aria chimica perché si entra. Questa è tipo la camera stagna. Si entra nelle perché hai scagaccato? Dai, Stre, hai scagaccato nella tua stanza delle chiappe. Ma come? Ma dai, Stre. Ma che qui che sbirlucci, che poi qua c'è sta roba. Alex, cos'è questa cosa? Oh, non lo so, se vuoi ci puoi andare vicino, Ci devo andare dentro? Vicino. Perché? Ma non ci sta. Che fai? Ah! Ma no, io voglio andare via da qua. Io ho visto abbastanza. Vabbè, ci lascio una bomba. Volevi bombarmi?
Ma io le bombiamo? Come, no. Non hai sentito quello che ha detto Alex? No, no, volevo... Mi ha fatto una molestia. Oddio mio, me. Oddio questa mio, cosa qua adesso mio. La devi... Perché prima di tutto mi chiedi scusa. Prima scusa, di tutto. scusa. Io non voglio proprio niente da te. E ti tiro pure tre palate in testa per... Togli il cappello. Aia. Ferma, la forte che c'hai, mori. Aia, allora Fabrizio. Muoio. È tre ore che sono cercato di ammazzare. Di liberazione. Allora, dai, questa qua non era così pessima, eh. Il peggio secondo me è qua dentro. Non c'è andare. Questo fantomatico perineo. Posso far entrare un attimo stray per vedere se... E fallo entrare, eh. No, però no, scusa, eh. Ma cosa hai scritto? Cosa mai avrei potuto... No, no, ho scritto niente. Ha rappresentato. Stray, dagli uno sguardo. Ma dai, ma stava facendo solo dei problemi, secondo me, ho paura. Dai, non... No, no, entra, entra. Io non so cosa devo dire. Vabbè, è un... Cioè, cos'è aereo? Ma io non ho poco capito. L'aereo, quello con le ali. Ma il pisello? Tu dici perché? No, l'aereo, proprio l'aereo, il veicolo. Quindi questo è un aereo che ha costruito Alex, avete capito? No, questo è l'aereo. Ma non c'è la sedia. Ma che sedia? Non riesco a capire bene. Come che cosa si pilota? Cosa, sai? Perché non lo capisci bene? Meglio forse, eh? Meglio così. Meglio non capire. Guarda la leva. La leva è il... Perché l'aereo punta questo? Perché il levo te lo dice. No. Leggi? Ho paura. Con calma però, con cautela. Dai. Forza! Non ce la faccio. No, aspetta. Devi. Non ce la posso fare. Mettini la mano. No. Mi fai schifo che hai scritto ste robe, prego. Ho dovuto costruire il perineo supremo. Ah, la rappresentazione greco-romana del perineo. Esatto, tipo plastico. Così perfetto, guardate tutti, guardate nella vista. Dove devo guardare? Tutto questo qua, tu sei proprio sul perineo adesso. Che schifo. Quindi se gli picchio qua dovrebbe sentirlo. Esatto. Tre, senti qualcosa nella zona lì? No, fortunatamente ce no. La deve avere anestetizzato, dimmi un po'. Te? Vedete? Così liscio, così pulito. Oh, che così schifo. Profumato. No, dai, è profumato, è liscio. Mettiamoci, picchiamo fuoco al perineo. Che gatto, ragazzi. Questo, tra l'altro, se uno va in bicicletta è zona soggetta a stress, insomma, procedi. Beh, di brutto. Così lungo! Ma anche pure! Che ci ti... il perineo, per l'amore di Dio, prima ecco. Che ci ti può atterrare un aereo Boeing enorme. Ho capito. Questo è l'aereo, il Boeing. Ecco, quindi ovviamente lungo il perineo solo. Hai questo lungo... Ho capito! Che hai capito? Quindi possiedo una lunghezza. No, è solo una zona dove non c'è nulla, quindi cioè, ah vabbè, però è una parte vuota praticamente. Mi spiace. È vuota, che schifo, dai. È finita sta da, su sì, lì. Sì, mi fa anche per schifo. Favore, non lontani. Perché sta parte è marrone? Tu hai detto che no. Il perineo è... No. Ho capito, no, già da solo, andiamo pensi. Via, andiamo via. Andiamocene via, andiamocene via, ragazzi. Mai. No, ho sbagliato strada, lì c'erano le chiappe. Corri. Che schifo. Allora, Alex, ci dispiace, ma... Chiudiamo sta zona. Purtroppo devi farne un'altra. Ma che vuol dire? No, dai, io mi sento male. Lo so. Però io l'ho sigato, perché questa volta è ancora più bello. Perché questa volta tu non dovrai complimentare... Le parti del corpo lo di insulto qui, ma devi insultarle. No metti parti del corpo, allora, metti tutto il corpo. Devi insultare, ragazzi, le parti del corpo. Manterrei. No, le stesse, ti prego. No. No, allora si scrivi. Sempre 5, ragazzi. Quali ci piacciono? Sì. Mio padre è accanto a me, sta sentendo tutto. È buon uomo. Del resto. Buon gustaglio. Vabbè. Anna, sta arrivando la cena. Anna. Grande. Allora, che parti del corpo facciamo complimentare per prossima volta, Alex? Allora, dicono?
Il pe... No, quello no, no ragazzi, no, scusate. No, quello no, cioè... troppo. La... No, ragazzi, siete no, peggio di me quello. Però, eh. Ma trovate parti del corpo, il pollice e il piede. Piedi. Sì, dammene altri, piedi, l'alluce. Allora, non i piedi, l'alluci. Gli alluci, molto difficile. I preferiti. Le narici, Alex, dice Anna. Le narici. Qua ci si può magari, insomma, vedete. Sì, sì, so io. Poi dovrà essere come te riduco. Ci chiedono il sorriso. La pancia. L'ombelico. Molto giusto, l'ombelico. Aggiungo io e ti suggerisco il prepuzio. No! Ma non dire queste cose! No! Vabbè, ragazzi, però così uno sa cosa sono queste cose! Ma no, capito, uno cresce la biologia, noi non altri, bisogna fare biologia. Ma la biologia è tutto intorno a noi! Ne manca anatomia, una! Anatomia, comunque, non è biologia, e sei un ignorante. Io non lo so, io sono ignorante, ma c'è. Il mio bonbon preferito! No, stai zitto. Bonbon non è stai una cosa. Stai zitto, ti ho detto. Ragazzi, comunque siete veramente volgari, mi rendo conto. Cioè, poi dicono a noi che siamo volgari. Io non lo so, state a scrivere le peggio delle cose. La mamma non è una parte sua specifica, però fa comunque parte di lui in qualche modo. Quante ne la hai? Mamma. Ce l'hai tutte? 5. Ma anche quella che ho detto io. Senti, evita di tutto. Nominarla, magari chiamalo il prep. Il prep. No. Cosa? Cambiamo, no, il prep non va bene. Perché? No, chiamiamolo, non so. Dio. Puzio. Puzio, dai, vabbè, Puzio. Il Puzio, no. Il Puzio. Il Puzio, ti giuro, ti sbombo a casa proprio per questa cosa qua. Che sei un volgare, hai questa cosa del Puzio. No, ti prego, no, ti prego. Ti spuzio la casa, te spuzio. Puzzi tutta casa. Te lo do io, ti aggiusto. Spuzzaia. Ti spuzio per benino adesso, brutto miserabile. Ecco. Non spuziare, ti spuzio tutta questa catapecchia. Te hai detto che muori. No, ma cosa fai? Guarda che stupido, è morto. È morto. Che scemo di guerra. Non è più il totem, ti ammazzo. No. Scemo di merla. È l'unica catena d'oro, l'ultima che avevo. Mori. Basta. Abbiamo poco tempo, però vi andrebbe se iniziassimo a scavare un po' per prenderci altra netherite, perché non ne abbiamo più. Sì. Andiamo. Va bene. Perché così possiamo finire i beacon, è il nostro obiettivo. Entriamo da qua però, che da così qua, cambiamo lo spawn della netherite da bene, qua. Va bene. E metteremo però, ragazzi, perché sennò è impossibile, metteremo texture pack rumorosa per questi ultimi 10 minuti live e metteremo i cheat per trovare la netherite. Quindi se va bene a tutti, ragazzi, ditemi voi se mi va bene. Texture pack trasparente e cheat, quindi, però per bilanciare texture pack rumorosa che metteremo tutti, me compreso, tra l'altro. E diciamo quando partire. Ho rotto la live, no. No. Allora, sì, mettiamo subito la resource pack rumorosa, però, Fa male, già l'ho messa. Immediatamente. Aspetta, no, che la sto mettendo. Io il premo per noto. Non c'è portale. Dubbio. Stai zitto. Io la sto mettendo un attimo. Sto mettendo anch'io. Io volume moderato, voi a pallone. Io ce l'ho alto, A me non fa. Mi si sta caricando. Ma non andare vicino al portale. Okay. Perché l'ho sentito così? Ci siamo. Ehi! Non ti sento. Aia! So che hai fatto, cos'è, perché? Cos'è? Perché hai tolto le cuffie? No! Perché mi sono risentito 8 volte? Però! Perché? C'è lo scheletro, eliminatelo! Mamma mia! Che casino. Ma comunque possiamo riscavare. Allora, iniziate subito a scavare per procacciare la netherite. Quando ne trovate mi chiamate, che io arrivo subito. No, non sento niente. Dai, andiamo a me. No, l'hai ammazzato. No, ma che dici? Sono morto. Che stupido. È la roba. Sto male. Alex, non fa ridere. Perché cavolo eri fermo? Stavo mettendo la cosa per vedere. Porca zozza, Alex. No, non fa ridere. Ha perso tutto. Ma l'armatura che ti ho fatto l'Ion.
naturale ti ho fatto io, Stre! Col primo! No, mo te la devi rifare per la prossima volta. Mamma mia, tutta sì, ma assolutamente! Vieni con me che qua ce l'hanno i Non ci posso credere, ragazzi, ha perso tutta roba, tutte cose. Ma sei mia. Vergognoso, Stre! Un deficiente! Questo è perché hai rotto il totem prima. È vero! Porca miseria. Alex, ce n'è un po' qua! L'ho vista, l'ho portato apposta! Tre, hai rotto tutte le cose. Mamma mia! Come ti è venuto in mente? No! Alex! Ma che fai? Non farlo! Non farlo! Io me la tolessi blocchi, lo so quello che fai! Perché l'hai fatto? Perché non sei sento troppo! Niente! Basta, basta, basta! Cerca la netherite! Che casino, la Alex! La mamma mia! Cerca, cerca, veloce però, ecco. Dai! Strema, tu che fai ora? No, no, allora, aspetta Alex, devo andare a punire Stregato, dove sei? No, non farlo. Sto tippando da te, dove sei? Non farlo, solo non so dove, non so dove, non so dove, non farmi niente, ti prego. No, ti devo punire, allora ti porto qua e ti faccio rumore intorno. No, 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 ti prego, no, 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 mi fa male. Mi interessa. Stai lì, perché devi soffrire anche tu, pronto sei? No, ma muoio. No, ci stai abbastanza vicino a sentirla, ma non da morirci. No, non è finita, non è ancora finita, non è ancora no, finita. No, ti sta bene però, Dove sei? Sono qua dietro. Vieni con noi, sbrigati. Lion! Sì? Scava sotto di te, proprio adesso. Qui? No, sì, scava, scava. Ma cosa fai? Ma sei scemo, ma che rumore! Mamma mia, che rumore fastidio. È terribile, questa. Oh. Stre, dov'è Stre? C'è troppo rumore! Scendi, scendi! Arrivo! Qui ti ho detto, subito! Stre! Aia, no, mi fa malissimo! Stre, cos'era? Non vedo, io sono sopra! Scendi, sono sopra. Scendi! No, c'è la scendi, crisi, non ti posso, dico, scendi! Non posso! Scendi! Posso! Dov'è la crisi? Scendi, ti comando, scendi! Perché fanno male le orecchie? Scendi! Allora. No! Sono quietato! Come ti sei permesso? Scusa, mi fa male tutto! Non posso! Alex, dov'è la netherite? Scendi! C'è dove? La scaletta vicina a te! Sì, chiappela! Arrivo! C'è la scaletta vicino a dove hai messo la netherite da lui! Ma Stregato sta rifuggendo i rumori, Sto tornando! Scendi, qua c'è il netherite. Aspetta che devo aspettare Stregato, Ma perché? Sono qui. Non fa. No, quittare! No, scusa, rientro. Non mi fare del male. No. Grazie. Ma fagli del male? No. Aia. Deve solo soffrire audiofilamente. Vieni qua. Non spaccare. Vieni qua! Sono qui. Più qua! Non ti sento. Vieni giù, c'è la netherite, l'hai presa. Le sei ritorto le cuffie? No. Ti sente? Non mi vibra le orecchie. C'è Stregato che esplode. Fa rumore, digli qualcosa, no? Se non esplodere. Il vibrabile. Vieni qui, Stre, seguici. Aspetta, arrivo. Aspetta, Alex, che ne abbiamo presa già un pochino, ma poca. Però. Qua. Prendere di più. Ci sono aiutati a terra che fanno male quando li prendo. Porca miseria. Vieni qua, ti ho detto. Vieni qua. Non lontano però. Ti ho detto di venire. No, oh. Non ti avvicinare troppo. Non ti avvicinare. No. Vieni qua. Qui. No. Porco, entra, non ti faccio niente. Non mi fare del male. Non ti faccio niente. Entra. Vabbè, sta diventando un delirio questa parte della live. Basta, dobbiamo collaborare. Qua. Oh. Vedi la testa mia? Ok. Seguimi. Stre, però devi venirmi, no? Mi fai arrabbiare qua. Di nuovo, Sto tornando, però tu non. Guarda, ma è esploso, sono esplodibile. Dai, grande Alex, sei molto bravo. Grazie. Mamma mia, che buono. Cos'è sto rumore? Oh! Sono io, sarà la lava! Vieni qua! Non è fastidioso per niente. Smettila! Aia! Posso prendere? Sì. Top.
Ma non vedo Strecato di nuovo. Io sono qua dietro. No, no, devi stare no, con no. gli altri, devi stare insieme a non noi. No, non uscire. Oh, se esci un'altra volta mi arrabbio, Ok, tu sta. Non faccio niente. Per favore. Vieni. Fai il serio, sì. Per favore. Sì. Sento niente, non sento. No. Oh, però ho visto il fuoco. Ho visto il fuoco. Ho visto. Devi smetterla di uscire. Oh, non mi devi fare niente. Non ti sto facendo niente. Ma non mi vedo in te. Vai avanti. Oh, no, entra. Aia, no, 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 no. Aia, il fuoco, il fuoco, il fuoco. No, 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 ma no, non puoi no, continuare a uscire. Aia, 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 no, no. Muoio. Aia, no, non sento, non sento niente. No, 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 no. Mamma mia, che rumore. È stato incredibile, questa cosa qua. Va bene, Stregato, basta adesso. Basta, per favore. Ok, Venderite. Ok. All right. Dov'è? Qua. Stre, non uscire più, ti prometto che non ti faccio nulla, ma non devi uscire più, ok? Ok, tu non farmi del male. Va bene. Qua. Boh, qua fai a te qua i colpini. Che stai facendo, Lion? Che sei? Cos'è? Questo è il drago che muore, ragazzi, godetevelo. Non smette, non dura molto. Non sta smettendo. Potrebbe durare ancora, abba un po'. Ma quanto dura? Sei fermato? Sì. Lo sai, a me sta ancora. A me sta facendo. Diciamolo solo a un giocatore fortunato. Ah, c'ero io, ovviamente. Vai, andiamo, Alex Knows. Aia, no, no, no. Ma si saranno rotte. Arca miseria, che sfiga, Non sento niente. Mannaggia. Dov'è non Alex? Non sento niente. Lali, segui. Non ti vedo. Che cosa hai detto? Non ti vedo. Segui, qua. Non ti vedo. Quale hai preso? Sì. Sì, vieni. Beh, un po' l'abbiamo presa, dai. Mi sono vibrati i timpani. Tanto oggi. Ok, basta rumori adesso, Davvero? Naturale. Però posso vieni. Posso togliere? Io non trovo più la via. È pieno di tunnel. No, non facciamo più rumori. Ma ti dirò che mi accontento anche di quello che abbiamo preso, Questa texture pack va usata a piccole dosi. Abbiamo 18 ancient debris. Molto buono. 19. Ne prendiamo un altro, possiamo fare un lingotto. E cercare un altro. Sì. Vuoi che vado al portale? O almeno lo cerco. Di qua. Taci, Stray. Lion, ho paura. Adesso ti becchi un rumore, sta già sicuro che te lo sta facendo. Pensavo peggio questo, eh. Qua. Sì. Qual è un rumore terribile? L'hai già fatto. L'hai già fatto. Era quello di prima. Ah, ma perché mangio? Meno male che l'ha fatto ad Alex. No, l'ho fatto a tutti. E l'ho sentito. Ma io non l'ho sentito. No, aiuto. No, questo era Alex. Cos'è? Cosa ho fatto io? Ci fermiamo adesso, grazie. Non ho detto niente. Ci fermiamo ora, grazie. Hai sentito? È finito? Sì, possiamo, finito. Adesso finiamo. Togliere. Sì, potete togliere la cosa rumorosa. Non vi piace? Non è divertente per voi, per me è molto bello. È fringuellante. Ma che fringuella? Non fringuella niente. Fringuella. Io mi fermerei comunque, direi. A me è arrivata anche la cena, quindi siamo proprio in tempo. Fateci sapere se per la prossima volta volete che finiamo i beacon. Insomma, io vorrei finirli, sti cavolo di beacon. Però, insomma, ci sono anche altre cose che dobbiamo fare. Quindi potremmo anche finirli off camera, tanto abbiamo visto che comunque siamo un po' schifosetti e quindi usiamo le texture pack porcelline per prenderle. Però altrimenti Sanetterita non si trova mai. Comunque fateci sapere cosa preferite voi. Per oggi però ci fermiamo. Quindi buonanotte a tutti e ciao. Buonanotte a tutti!